Grazie Presidente. Farò un intervento un pochino più politico che tecnico su questa importante delibera, se mi è consentito. Abbiamo analizzato con il supporto dell'assessore Lemmetti e dell'assessore Calabrese, che ringrazio, questa delibera in commissione lo scorso mercoledì. E devo dire, consentitemelo, io sapete sono sempre molto oggettivo anche nei confronti della mia maggioranza. Quando ci sono delle osservazioni, anche se negative da fare, lo faccio anche apertamente, però su questo invece penso vadano fatti i complimenti a questa maggioranza, agli uffici, alla ragioneria, all'OREF, ovviamente al direttore generale, all'assessore Lemmetti, perché più in generale sui debiti fuori bilancio e poi in particolare, ovviamente parlo per quanto è più vicino a me, ovvero i debiti fuori bilancio che riguardano ATAC, è stato fatto un lavoro straordinario. Io ricordo ancora, porto l'esperienza della scorsa consiliatura, ma ripeto, riporto i dati oggettivi, quindi senza ovviamente nessuna polemica, ma io ricordo nella scorsa consiliatura che qualsiasi debito fuori bilancio era trattato quasi in generale nelle commissioni, nei consigli, come se fosse la criptonite per Superman. Noi invece ci siamo rimboccati le maniche con coraggio, abbiamo cominciato a riparare situazioni pregresse, più che pregresse, perché quella che ci apprestiamo a votare oggi è un debito fuori bilancio che si è originato nel 2011, quindi praticamente 10 anni fa. Dopo questo lungo lasso di tempo andiamo a sanare questa situazione, parliamo di oltre 10 milioni di euro che finalmente vengono riconosciuti ad ATAC. Quindi, insomma, un lavoro importante, una responsabilità importante che ci siamo presi tutti quanti, sia i tecnici che i politici, una responsabilità amministrativa e politica non banale. Questo lavoro ha portato al difficile lavoro, anche questo lavoro sui debiti fuori bilancio ha portato al difficile, per carità, ancora lunghissimo percorso di risanamento dell'azienda di ATAC, un percorso però nel quale crediamo, nel quale continuiamo a credere e che continuiamo a perseguire anche ovviamente con le difficoltà attuali ed oggettive dovute all'emergenza Covid, che ovviamente riguardano tutte le aziende di trasporto pubblico del nostro paese. Quindi ecco, io dicevo, il mio è un intervento più politico, senza scendere nel tecnico, poi è stato anche illustrato l'origine di questo debito, a cosa era dovuto, una serie di operazioni societarie di qualche tempo fa. Noi finalmente abbiamo riconosciuto questa somma ad ATAC, quindi continuiamo in quel sentiero che dicevo, intrapreso di risanamento e rilancio dell'azienda, che è ancora sicuramente lungo, sicuramente difficile, sicuramente faticoso, tutt'altro che completo, però ci abbiamo creduto fin dall'inizio e continuiamo a crederci e pensiamo anche di averlo fatto nell'interesse della collettività. Grazie, Presidente.